Benvenuti a tutti, ben arrivati a casa. Dunque, arriva il freddo e noi dobbiamo un po' consolarci con qualcosa di molto buono da mangiare. Quindi facciamo un super menù autunnale. C'ho già l'acqua che bolle perché partiamo con dei tagliolini a ragù di funghi, porcini, molto veloci ma molto d'effetto. Poi frutta al forno, un dolce macedonia caldo e secondo me giusto per la stagione autunnale. E poi abbiamo una sorpresa perché oggi ci viene a trovare un ospite d'eccezione, un volto storico della Sette. Avremo Gad Lerner. Io mi diverto sempre a mettere un po' alla prova questi bravissimi giornalisti per vedere poi se sono anche dei bravi cuochi. Ci porterà il vino con cui faremo poi un filetto con un vino leggermente caramellato, un po' dolce, molto buono. E per finire, mica ci siamo dimenticati dei bambini, facciamo il mitico salame di cioccolato. E allora mettiamoci a cucinare. Tagliolini al ragù di funghi porcini, una ricetta furbissima perché si può fare tutto l'anno, non c'è bisogno di avere i funghi freschi, basta avere quelli secchi e quelli surgelati, verrà comunque un gusto veramente sopraffino, ve lo assicuro. Allora, incominciamo subito a mettere su e far rosolare un bel soffritto di carote, sedano e cipolla, che io mica mi metto a tagliare uno per uno. Ho un allegro soffritto surgelato già pronto, un pochino d'olio. Allora, per dare molto sapore a un sugo di funghi che non ha dei porcini freschi, il segreto della mia mamma è quello di mettere i funghi secchi. Quindi una manciata di funghi secchi, li lasciate un po' in ammollo, li strizzate bene. E fate proprio un battuto, qualsiasi piatto facciate, un risotto, io a volte lo uso anche con i funghi freschi, non si deve neanche vedere, ma si deve sentire. Ne basta così, eh? Già immediatamente sprigionerà un ottimo profumo. 300 grammi di funghi surgelati, porcini, va bene anche quelli misti, secondo me i porcini è meglio. Bisogna tritarli anche questo, uno perché sono surgelati e comunque la consistenza di un fungo surgelato non è mai molto soda, è sempre un po' acquosa, e poi perché è un ragù. Cominciamo a mettere questi. Una volta che i funghi hanno incominciato a rosolare un po' e hanno preso sapore, vedete che è proprio un ragù bianco, gli diamo quel tocco di pomodoro con il concentrato. Il concentrato ci permette di non cuocere tanto il sugo, perché sto pomodoro è già concentrato, ci risparmia un'oretta di cottura. Diciamo così, un cucchiaio, poi magari io ne aggiungo un po', un mestolino dell'acqua di cottura, ci aiuta a sciogliere il nostro concentrato di pomodoro, sale, pepe. Basteranno 10 minuti, un quarto d'ora. Ci metto il coperchio e lo lascio sobbollire piano piano. Qui facciamo andare 250-300 grammi di tagliolini, sale. Facciamo un nido a testa, lo rompo un pochino appena appena, così. Gli diamo una mescolata, sennò si appiccicano tutti. Li aspettiamo un attimo che si cuociano, intanto controllo il mio ragù. Ah, mi sono dimenticata l'alloro e il rosmarino, mannaggia. Sì, per dargli un ulteriore sapore. Scusa, chi è che mi ha messo? No, volevo... È una trappola questa, è fatta apposta. Cioè, per me... L'avete fatto così? Vabbè. Pronte.
veloci. Il ragù è pronto. Metto qua i tagliolini e verso un po' di ragù e mescolo. Guardate quanto ci abbiamo messo. 10 minuti, un quarto d'ora a fare questo ragù. Se vi sembra che non sia abbastanza condito, potete sempre metterci una noce di burro. I tagliolini bisogna servirli non veloce, di più. Oppa. Ok. Lo metto qui. Velocemente vediamo di ricapitolare come l'abbiamo fatto. Ho messo a rosolare un soffritto di carote, sedano e cipolle surgelate. Ho tritato i funghi secchi ammollati e li ho aggiunti al soffritto. Ho tagliato i funghi surgelati a pezzi piccoli piccoli. Ho messo anche loro in padella. Ho aggiunto il concentrato di pomodoro e un po' d'acqua calda della pasta. Ho salato e pepato e ho aggiunto all'oro il rosmarino. Ho messo a cuocere i tagliolini. E poi ho condito i tagliolini con il sugo e li ho mantecati con un po' di burro. Immagino una serata pigra, che fuori fa un po' freddo. Con una serata così mi va di mangiare un dessert che sia leggero, tiepido, magari della bella frutta un po' cremosa con sopra dei biscottini che creano quasi una copertura, un misto tra una torta e una macedonia tiepida. Incominciamo a fare i biscottini per questo piatto che possiamo chiamare frutta tiepida con copertura di biscotti. Partiamo con 250 g di farina, 2 cucchiaini di lievito in polvere, 80 g di zucchero, il burro 50 g, aggiungo una bustina di vanillina e incomincio a mescolare e poi aggiungo lo yogurt. 150 grammi, quindi è un impasto che non ha uova, eh? È leggero, è un dolce leggero. Abbandoniamo momentaneamente il nostro impasto, che intanto riposa per una decina di minuti, e occupiamoci della frutta. Questa specie di macedonia tiepida, un po' cremosa, che noi faremo con 2 banane. Mettiamo tutto direttamente nella tortiera, un po' alta, non troppo larga. Ci metto subito un po' di limone perché ho visto che avete fatto un bel primo piano di queste banane che tra un momento sennò sono nere. Ecco, adesso inquadratele pure. Poi ci mettiamo una pesca che per velocità io ho già affettato. Mettiamo un cestino di mirtilli. Opla. E un cestino di more. Una mescolata. Visto che abbiamo messo il limone, aggiungiamo anche un po' di zucchero, perché sennò i frutti di bosco sono un po' asprigni. Facciamo 2 bei cucchiaioni e poi mettiamo un bel cucchiaio di fecola. Perché? Perché quando il limone farà lo sciroppo a contatto con lo zucchero e con la frutta, la fecola legherà tutto e farà una cremina. Facciamola assorbire già. Me la mangerei già così, non avessi messo la fecola. Ok, adesso riprendiamo il mio impasto. Facciamo delle palline. La mettiamo tutte queste palline leggermente distanziate. Fateli della stessa grandezza perché sennò uno brucia, l'altro è crudo. Non è carino. Mettiamo in forno 180 gradi, 30 anche 45 minuti, dipende un po' dal vostro forno. La frutta deve cuocere appena, l'importante è che cuociano i biscotti. È arrivato Gad Lerner. Che emozione, il primo volto storico, tra l'altro, della 7 a casa a cucinare con me. Eccoci qua, ciao. Ciao. Ciao Gad, grazie mille per aver accettato il mio invito. Grazie dell'invito a te. Vieni,
Poi io mi sento un po' a casa qui, non so se possiamo dirlo, ma questo è anche il mio studio. È vero, perché adesso mi chiedevo, ma lo potremo svelare oppure no? Intanto ti porto in cucina. Io lo voglio far vedere perché a me fa molto ridere. Vieni, vieni, Gad. Magari tu potessi cucinare anche per i miei ospiti. Perché voi, se chiediamo ad Alberto di girare un po' la telecamera, voi vedete lì esattamente il bellissimo studio dell'infedele, che se io sono generosa, un giorno ti tiro qualche manicaretto per andare avanti per la trasmissione. Io ti ho portato il vino delle nostre parti. Giusto, il vino che fai tu. Questo lo facciamo. Fantastico. In provincia di Alessandria, certo. Qualcosa in comune. Esatto, no? Perché tu vivi giusto nel Monferrato. Siamo vicini di casa. In tutti i sensi, no? Siamo vicini di casa, sia nello studio, anche nella vita, sì. Due giornalisti, io un po' meno. Tu sei più donna di Dolcetto, di Ovada. Sì, esatto, Ovada. La famiglia di mia moglie è di Cremolino, che sta accanto a te. Sai che io ho fatto una ricetta. Noi siamo più barbera. La ricetta che ho fatto prima l'ho mangiata in un ristorante di Cremolino. Vedi? Cioè proprio, capito? Senti, ma se ce ne aprissimo già un sorsino per andare avanti? Guarda, là c'è il cavatappi. Noi apriamo la bottiglia e vi diamo appuntamento tra pochissimissimissimo. Dai, bentornati in cucina insieme a Gad Lerner, che è stato così gentile da accettare il mio invito. Mi ha portato una bottiglia del suo prestigiosissimo Barbera che produce lui e io invece... La Barbera, ci piace di più dirlo Va bene, urca miseria, l'ho sbagliato. Va bene, la Barbera e poi dovremo insieme cucinare. Tu sei cosciente del fatto che devi cucinare? Sarà disastroso perché sono piuttosto arrugginito. Davvero? Io adoro il cibo piemontese in maniera speciale, ma... sono stato abbastanza estromesso dalla cucina, sono molto giudicante. Una cucina numerosa la tua, tu hai 5 figli. Sì, noi abbiamo sempre una tavolata perché si appiccicano gli amici, i cugini, eccetera, per cui essere meno di 10 a tavola è raro. Mamma mia, tua moglie, che brava. Senti, oggi noi facciamo una porzione per due, però secondo me la puoi replicare anche a casa, è una cosa semplice. Facciamo una sfoglia, mille foglie, una sfoglia di patate con scamorza e prosciutto. Wow, allora, volevo farti sbucciare un po' di patate perché mi piaceva l'idea e invece guarda come è stata carina. Ah, le affetterò. Però le affetterai. Quantomeno, ecco qua. Allora, queste patate noi le mettiamo da parte ecco, le spostiamo qua, perché adesso dobbiamo affettare anche un po' di aromi, tipo salvia. Tu sei capace a fare tipo proprio fanno zazzazzazzazzazz. Sarà terribile, ma ci provo. Dai, dai, bello, vado io. Aspetta, ti do. Non c'è la mezzaluna, no? No, la mezzaluna è proprio. Dai, dobbiamo fare come i cuochi. Come i cuochi veri. Io faccio allora un po' di maggiorana, un po' di salvia e un po' di rosmarino. Ma quindi tu in cucina mai? No, no, io in cucina sempre tra i piedi, ma vengo cacciato di solito perché sono lì che staziono, sbevacchio, mangio dalle pentole e a quel punto vengo cacciato. E vai, vieni cacciato. No, perché tutti tendiamo a andare in cucina, perché è anche il posto più accogliente alla casa, per cui mia moglie è lì che cucina e se ne trova intorno, non riesce a muoversi. Non toccare le patate, sono per dopo. Esatto. Adesso li mettiamo in una ciotola. Allora, olio deve diventare una salsina, certo, che noi metteremo sulle patate. Il vert, com'è che dite la salsina verde? Ah, sì, il bagnet. Il bagnet vert. Il bagnet vert. Perché tu originario, vabbè, tu sei nato... Io se ti facessi qua storia, i miei cibi, cara mia... Però poi hummus, da bambino sei venuto a Milano, quindi hai una tradizione anche milanese. Però diciamo che il Piemonte è oggi ormai la nostra base. Mi piace questa cosa. Adesso le nostre patate le sistemiamo su una teglia. Io ti aspetto qua. Certo. Tu intanto se vuoi puoi berti un goccio di vino, allora è giusta. Ecco qua. Anch'io. Dove ho messo il mio bicchiere? Mamma mia. Questo poi, tra l'altro, mi servirà per fare un filetto ripassato in padè. Fin un peccato. Fin peccato, però per il tuo filetto vale ne uso bene. Poco. Ne uso appena un goccio perché poi è un peccato.
Allora, io ti faccio, abbiamo affettato le patate, gli odori, io bevo, tu invece, e adesso io lavoro. Metti le patate così, un po' distanziate qua sulle, sulla teglia. Che responsabilità. Hai visto, un lavoro di concetto. Tu scherzi, ma sono esattamente i lavori sui quali vengo insultato da mia moglie perché dice che non li so fare assolutamente. Basta. Così, e questa, sì, vedi, la mettiamo questa, un po' così. Mettici anche le erbettine. Sopra? Io sbevazzo. Sì. Tu sbevazzi. Ti piace? Sì, 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 no, è buonissimo, guarda, poi a me la Barbera piace molto. Pizzichino di sale su ogni patata, questa è una doppia cottura, no? Prima questo passa in forno 10-15 minuti a 250 gradi. Bisogna anche cuocere. Sì. E poi dopo fanno un'altra cottura. E voilà. E voilà, non ustioniamoci. Via. Questo allora lo lasciamo qui cuocere. Qui 10-15 minuti. Sì, 10-15 minuti. Io però per velocizzare un po' il lavoro, perché questo una volta che è stato tolto dal forno poi deve anche raffreddare, sennò ci ustioniamo. Se tu sbirci lì sotto, miracolo, miracolo. La televisione, guarda, la televisione le ha anche affettate molto meglio di me. No, non è vero, perché cuocendo si sono sottigliate. Guarda che noi abbiamo fatto uno splendido lavoro. Mi viene già lavoro. Voglia di rubartene uno. Allora, adesso concentriamoci su questa operazione di mille foglie. Dobbiamo mettere tre strati di patate alternati ad uno strato di scamorza affumicata e uno strato di prosciutto. Il gioco è rendere la composizione gradevole, quindi magari con il coltello, il tuo, ormai il tuo coltello, se bisogna magari ritagliare un pochino la scamorza se è troppo grande rispetto alla patata, insomma renderla un po' bellina. Vediamo, io per esempio prima faccio così, poi vedo, vedi che hai una tecnica che io me la sogno, un suggerimento, poi magari sei fortunata, sì, sì. No, no, così non sono tipo fortunata, ecco, niente, niente. Poi un po' di prosciutto, anche lì magari la taglio a metà, e fare tre strati. Patata. Sì, esatto. E poi un altro strato uguale. Però qua mi sembra uno spreco, io ce lo rimetto questo. È giusto, vedi, lo metti per così. Sei molto più oculata di una massaia, dovrei essere io. Bravo, è vero. I pezzettini che avanzano li assemblate e fate un altro strato. Ok, io ne ho fatto due. Seria, mica come la politica. Un'arte, esatto, non c'è dubbio. Io ti assicuro che se portassi queste sfoglie in trasmissione lunedì sera, la qualità del dibattito se ne gioverebbe. Allora, certamente. La calottina. Ma tu come li vedi i nostri politici in cucina? Vedo molto pericoloso quando vanno alle trasmissioni tipo questa. Mi ricordo di aver visto qualche tempo fa Italo Bocchino col cappello da cuoco. No, veramente? Sai che quando mi ha invitato mi sono informato prima. Mi avresti conciato. No, invece, io non metto neanche il grembiule, dai. Ecco, vero, tengo il tacco 12 apposta perché insomma ci vuole un po' di rigore. Facevo finta di non averlo notato. Adesso lo facciamo gratinare e secondo me viene un capolavoro. Dai. Ah, così lo mettiamo. Beh, sì, tu dici che questa sì, è giusto, una porzione. È una porzione. Tu questo lo metti in forno, così la scamorzina si scioglie. Basta, non dico nient'altro. E voilà. Devo ti aiuto. Questo. Guarda, ho paura. Reggi questo perché ho paura che sennò ci bruciamo. Anzi, no, ma se riesci a metterlo più su senza incastrarti. Così? Si incastra questo, Cosa vuol dire senza? Diamo fuoco. Sì, che ce l'ho fatta. No, ma secondo me questo tocca sulla resistenza e diamo fuoco. Sarebbe alla, orribile, alla mia ma io nuova lo spingo cucina. Dentro. Impavido. Guarda, l'ho spinto dentro, ce l'ho fatta. Secondo me contro la resistenza, così tra un minuto ha preso fuoco. C'è l'incendio nello studio. Però vuoi mettere l'audience? Dai, sì, proviamo. Dici quello vero? Tu hai fretta? No. Cioè un po' sì, sinceramente, però mi dai 5... se 5 minuti sì. Paura, Paura.
Gad, a te l'onore. Oh. Anche perché solo tu sei riuscito a bruciatura, vorrei dire. Adesso, voglio adesso vedere. Per prima cosa mi si appannano gli occhiali di solito. Come riesci a districarli, vedi? Vediamo. Oh, questa. Ah, sei una santa, se mi. Non aiuti. Sai come mi sto bruciando. No, non farlo. Ah. Ecco, ce l'abbiamo fatta, direi. Occhio che sì, eccolo lì, grandissimo. Brucia, 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 mettilo brucia, 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 brucia. Però sono bellissimi. Ma guarda che roba. L'incendio l'abbiamo sfiorato. Sì, esatto. Però? Però belli. Però va che roba. Ma che roba. Allora, scodelliamoli di qua, senza rovinarli. Ah, aspetta, perché c'è un altro, una cosa raffinatina. I casi sono due. O lo rompo, oppure volevo provare. No, tu dici che togliere questo e mettere... sempre più difficile. Cioè, prova. Sì, brava. Beh, lo sapevo che eri brava, mi dirai. Ti hanno mandato... a farlo per televisione. Vuole dire che sei proprio bravo. Uno. Ecco. Dai, così è molto, molto più carino. Molto più carino, sì. Questa è proprio una cenetta. Una come cenetta. Si deve. Mi voglio, ecco, prendo un altro cucchiaio perché dobbiamo trasferirli delicatamente. Mi sono bruciata un dito. Ti sei bruciata anche tu. Non urlare, urla dopo. Come fantasma. Durante la pubblicità. Urla durante la pubblicità. Ecco qua. Però durante la pubblicità ce lo mangiamo pure. Eh sì, eh. Guarda. Però secondo bello. Me bisogna aspettare qualche minuto perché è veramente rovente. Allora. Beh, congratulazioni. No, complimenti. Un grande cuoco. Sono... Allora, adesso io lo appoggio di là, che è il nostro tavolo per mostrare i piatti. E velocissimamente vi racconto come io e Gad lo abbiamo creato. Abbiamo affettato le patate, abbiamo tritato maggiorana, sabbia e rosmarino e li abbiamo conditi con olio, sale e pepe. Abbiamo sistemato le patate su una teglia, abbiamo versato la salsina sulle patate e le abbiamo salate. Le abbiamo messe in forno caldissimo per 10-15 minuti. Poi abbiamo composto le mille foglie alternando patata, scamorza e prosciutto. Abbiamo messo in forno 4-5 minuti a 250 gradi. Mi dispiace che non ci incroceremo mai. No, meglio. Io però il lunedì, quando tu registri, sono lì in cucina che faccio le prove. Io non passerò. Quando hai fame, tu bussi. No, sul serio. Te la lascio sulla sedia, ho scritto per Gad. Bene. Dai, perfetto. Allora, di nuovo. Grazie ancora. Ciao. E a presto. Davvero. Ciao a tutti, arrivederci. Ed eccoci pronti in terrazzo per preparare la nostra tavola d'autunno. I colori sono questi, proprio autunnali giusti giusti. Il sottopiatto l'abbiamo fatto così di vimini e i piatti bianchi, però vedi hanno un bordino che ricorda un po' lo stesso colore. Bicchieri da vino e da acqua, vino, poi abbiamo un vino prestigioso oggi, E poi passiamo alle posate che io ho deciso di sistemare insieme al tovagliolo marrone che contrasta un po', che ho avvolto in una raffia rigida. Mettiamo il tovagliolo e poi vediamo, questo ce lo mettiamo dentro e questo lo lasciamo fuori, così. Per riempire un po' la tavola, anche se poi ci penserà Massimo col suo centrotavola, ho deciso di mettere vicino a ogni commensale una candela, segnaposto, ornamento fatta con un pezzo di un ciocco di legno. Voi dovete andare dal vostro falegname di fiducia e dire: mi taglia un ciocco di legno in tanti pezzi così. Poi, per mettere un colore un pochettino più vivace, facciamo 2 metri. Così a occhio, di raffia, quella che si trova anche dal fiorista, e facciamo come un pacchettino, così. Io
li lascio un po' lunghi, che stanno bene. Poi prendiamo le ghiande. Io ho un albero vicino a casa, le mie bambine mi riempiono di ghiande. Tutti i giorni che tornano dal parco giochi mi portano quintali di ghiande. Finalmente ho trovato il modo di utilizzarle in maniera carina. Loro saranno molto fiere di essere state utili. E poi ci mettiamo la candelina, così. Una composizione vicino ad ogni piatto. Le altre le ho già pronte. E poi, un po' perché sono piena di ghiande, un po' perché in effetti sono davvero molto autunnali e carine, ne spargiamo un po' così, sul tavolo. Così. Una manciata qua. Via. Fatemi accendere ancora le candele. Beh, con la candela accesa ha veramente un'atmosfera calda e autunnale, mi piace moltissimo. Tavola pronta, adesso però manca il secondo, devo andare a preparare il filetto con il vino rosso, quello di Gad. Prima però fatemi dare un occhio alla mia frutta con i biscotti. Siamo lì, eh? Allora, filetti in salsa di vino, diciamo caramellato, perché ci mettiamo una punta di miele. Mamma che belli che sono! Pentolino, ne facciamo solo due. Prendiamo il fuoco più alto. Prima di occuparci dei nostri filetti, però, facciamo tostare due belle fette di pane, perché metteremo il filetto sopra il nostro pane per, diciamo, fare un piatto più completo, perché non mettiamo patate, verdure, lo lasciamo così, però il pane completa un po'. Facciamo scaldare, facciamo tostare un pochino, 2 minuti, giusto che sia un po' tostato. Sento un profumo che mi dice che la mia torta è pronta, eccola qua. Eccola qua, chi la faccio vedere? Chi la vuole vedere? Vieni a vedere tu. Ecco, adesso lo devo un po' raffreddare perché deve fare un po' di sughino. Noi la lasciamo in un angolo. Il pane. E andiamo dal nostro pane. Perfetto. Appena appena croccante. Lo lasciamo da parte. Do una pulita alla padella. Così. E adesso davvero occupiamoci del filetto, cioè prendiamo 2 fette, le infariniamo leggermente, bello alto il filetto, fatevelo tagliare per bene, in modo che rimanga crudo dentro, sugoso, una delizia. Ancora un goccino d'olio nella nostra padella, ci sta bene anche il burro, che poi brucia molto facilmente, invece con l'olio andiamo un po' più sul sicuro. 2 minuti per lato, anche meno. Bella! Slurp! Giriamo. Sento dei mugolii di piacere dall'altra parte della telecamera. Sono molto golose queste fette di filetto alto così. Facciamo un altro minutino, 1 minuto e mezzo, anche se non volete arrivare a 2 sull'altro lato. Che ha sta carta spagnola? Ok. Sapete il trucco per vedere se la carne è ben cotta o poco cotta? Se è molto morbida vuol dire che l'interno è ancora crudo, se invece è un po' duretta dentro vuol dire che è ben cotta. Quindi bisogna schiacciare. Secondo me ci siamo. Io amo la carne molto al sangue. Quindi,
togliamo la nostra carne dal fuoco. Io ho preparato un po' di carta stagnola. La mettiamo nella carta stagnola così rimane calda. Ci mettiamo anche un po' di sale. E la chiudiamo . La impacchettiamo così rimane ben calda e nel frattempo facciamo la salsina con il vino di Gad, rimettiamo sul fuoco, sfumiamo, vediamo che non sia troppo caldo, no, con un po' di vino e un cucchiaino di miele che servirà proprio a far caramellare la nostra salsina e renderla deliziosa. Un bel cucchiaio alla fine. E ora mescoliamo con una foglia di alloro e volendo volendo ci potete mettere anche un pizzico di sale, ma io ne ho messo parecchio nel filetto, quindi va bene. Ok, adesso mescoliamo fino a che non riduce, deve diventare un po' più cremoso. Ci vuole proprio un minuto, Poi i casi sono due: o rimettete il filetto dentro la padella, oppure mettete il filetto, che a me piace di più, un po' più pulito, nel piatto con il pane e sopra ci mettete la salsa. La salsa, secondo me, è pronta praticamente. Comincio a prendere il piatto. Io la spegnerei. Sì, sì. Perfetta. Allora, impiattiamo velocemente, la salsa è perfetta, anzi facciamo vedere che è della consistenza, si è un po' inspessita, vedi? Allora, i nostri filetti, io ne impiatto magari uno solo, Mettiamo il pane, la fetta di filetto che è rimasta bella calda, la mettiamo sopra. No, mettiamola un po' più giù, dai, più bella, così, appoggiata. E la salsina. La salsina rossa di vino. Adesso ci metto a ricordare il vino. Un po' di uva, un po' di più, forse sta meglio questo scuro, dai, un po', proprio esagerare, Ancora un goccino di salsa e ci siamo. Eccolo qua, un filetto molto autunnale al vino caramellato al miele. Riepiloghiamo velocemente come l'abbiamo fatto. Ho fatto tostare in padella le fette di pane con un po' d'olio e le ho messe da parte. Ho infarinato il filetto e l'ho rosolato in padella 2 minuti per lato. L'ho messo nella carta stagnola per non farlo raffreddare. Ho versato il vino, l'ho fatto sfumare con un bel cucchiaio di miele, ho aggiunto l'alloro e ho fatto ridurre la salsa. Ho servito il filetto sul pane e ho coperto con la salsa. Ciao Massimo! Ciao Benedetta! Questa tavola ha un buco in mezzo che è inguardabile. Lo riempiremo subito, dai. Praticamente. Ci vuole, ero qui che dicevo, Dio, quando arriva grosso, Massimo. Infatti, facciamo, ho visto oggi la tavola molto bella. L'abbiamo, ma con una grossa proprio pensata necessità. Per te. Va bene. Allora, io ho preso questo cesto che era un cesto normalissimo. Mm-hmm. Poi 2 spugne che ho già immerso precedentemente nell'acqua. Mm-hmm. Smussiamo solo gli angoli, tanto per dargli un attimino una forma che poi dovremmo andare a nascondere. E come prima parte la riempiamo di verde. Uh-huh. Io preparo la base, metto il fiore principale e poi ti faccio mettere i fiori. Va bene, mi fai lavorare.
Praticamente queste ci servono per andare a coprire. Ti chiedo sempre, sono tutte cose reperibili? Tutte cose reperibili, vero? Tranquillamente. Queste? Questo si chiama salalla, è un altro verde riempitivo, può essere questo. Questo possono anche andare fuori nel giardino, quando non mi vede nessuno taglio due o tre rametti del mio albero. Può essere anche quelle dell'edera, tranquillamente, anche un ficus che uno ha nell'appartamento. Sì, questo infatti, sono proprio foglie verdi. Foglie verdi, deve essere solamente un riempitivo che andiamo a mettere. Così, tanto per nascondere la spugna. Anche se non la nascondiamo perfettamente, va bene lo stesso. Sì, tanto certo. Poi c'è il fiore e il fiore va a coprire tutte le parti. Io vedo già questa ortensia. Io ho un amore per le ortensie. Sono bellissime. Poi io le prendo, le faccio seccare, le ho fuori da casa. L'ortensia... Questa è fresca? Questa è una ortensia fresca ed è una qualità fantastica. Come mi piace, ce l'ho anch'io, sai, fuori di casa. Cioè proprio in questo periodo diventano queste tonalità ramate. Diamo qualche definizione, il messaggio che danno questi fiori, no? Allora, l'ortensia, che pure è così bella, significa distacco. Sì. Poi io vedo che c'hai la rosa rossa, che invece significa amore. E la rosa arancione, che è seduzione. Giusto. Che secondo me è l'insieme giusto per far impazzire gli uomini. Sì. Parlo per me. Vedremo poi con questa composizione amore. Cosa succederà. Io ormai sono a posto, però un messaggio. Questa è un'altra qualità di salalla. Mm-hmm. Questa uguale. È secca o proprio? No, gli hanno fatto un trattamento, okay. Praticamente gli hanno fatto bere un colorante. Poverina. Perché in questo modo diamo un po' di tonalità autunnale. Questo è molto autunnale. È molto autunnale questo. Certo. Ecco, in questo modo è abbastanza coperto. Prendiamo il fiore principale che è l'ortensia. Sì. Togliamo le foglie, tanto le foglie non servono. E lo andiamo a posizionare in questo punto, spingendolo sotto, dandogli pure una compressione, tanto non dà fastidio. Sì, poi è bella compatta e robusta la posizione. Di queste rose io te ne preparo un po' con la lunghezza e le andiamo a mettere da questa parte. E poi partiamo con quell'arancio, che ne metterò solamente due o tre. Sì. Dimmi dove, che tu sei più metterei bravo. Metterei una qui sotto. Qua, vedi, anch'io l'intuivo. Ma questi due una colori qui mi piacciono sono da sono bellissime. Pazzi. Questa si chiama Leonida come rosa. E questa rosa color mattone, quando si apre bene dentro... Ma non la vedo spesso. No, c'è abbastanza Leonida solo in questo comunque, periodo. Magari la chiedo proprio... È bellissima. Sembra di velluto. A me piacciono le rose un po' vellutate, non quelle troppo piccole, no? Dopo aver composto praticamente la parte di rosa, diciamo che essendo un fiore grosso, l'ortensia, siamo andati a colmare dall'altra parte, senza intervenire qua, certo. Se non veniva troppo ridondante. Ma una qua, che dici? Lì possiamo metterla, la mettiamo arancio. Ormai ci ho preso gusto. Ma è divertente. Sì, sì, molto, molto. E poi inseriamo queste bacche per schiarire praticamente queste macchie rosse. Questo è più il percum. No, così. Più o meno a questa altezza qua. Io questo l'ho già pulito dalle foglie. E lo andiamo a inserire nei buchi. Generalmente tutto quello che è fiore piccolo, che sia questo, che siano queste bacche piuttosto che altre, vengono usate alla fine per andare a chiudere i buchi. L'ultima cosa che bisogna L'ultima mettere. Cosa. Dimmi tu questo, proprio non saprei dove metterlo. Abbiamo un buco qui sotto come anche un buco qua. E l'occhio clinico. E l'altro dove l'hai visto? Qui sotto abbiamo un buco. Qua. E poi andiamo a inserire queste altre bacche. Ancora? Che sono delle rose canine. Come rose canine? Sono bacche di rose canine. Ah, bacche. Ah, capito. Queste le ho già tagliate e anche queste tutte andiamo in a inserire once, sempre buchi. Da questa parte. Sempre più belle. Sempre da questa parte. Però non ho mai avvertito che hanno le spine. Sono rose. Che miseria. Aia. Mettila tu. La mettiamo qua un po' più alta. È pericolosa perché ha queste spine. Questa la tiriamo fuori un attimino perché è un po' affossata. E poi qualcuna le possiamo magari mettere da questa parte. Sì. Ecco, direi che potrebbe essere così. Bello, posso metterlo io? Come lo metto? Con le due foglie così? Cioè, proviamo a posizionarlo, naturalmente poi già pesa. Niente. Tutta l'acqua nella spugna. Ai. Che dici, così o nell'altro senso? Io lo metterò nell'altro senso. Così. Ok, ma è bellissimo. Perfetto, autunnale, i colori giusti. Grazie mille Massimo, figurati, come sempre. Grazie a te. Vado a sistemare la mia torta che si è raffreddata, la devo impiattare e la voglio anche assaggiare. Nel frattempo
frattempo la mia torta si è raffreddata, il giusto, perché secondo me servirla tiepida è la morte sua. È della temperatura giusta per aggiungere un pochino di zucchero a velo sui miei biscottini. Io ho cercato di tenerli abbastanza bianchi, sono più belli. Metto un po' di zucchero anche sulla frutta, che tanto male non fa. E questa si porta a tavola tiepida e poi a cucchiaiate si serve ogni commensale in maniera tale che appunto ogni ospite abbia anche un biscottino da mangiare insieme alla frutta. Portiamolo di là e ripetiamo velocemente tutte le fasi della preparazione. Ho mescolato la farina, il lievito e lo zucchero, ho aggiunto il burro morbido e la vanillina, ho lavorato un po' l'impasto, ho aggiunto lo yogurt e ho impastato bene. Ho tagliato le banane, le ho versate in una tortiera, ho aggiunto le pesche, le more, i mirtilli, lo zucchero, ho aggiunto la fecola, un cucchiaio, e ho preparato delle palline di impasto, le ho disposte sulla frutta, ho messo in forno a 180 gradi per 30-45 minuti. E adesso è quasi il momento del piatto dei bambini. Oggi facciamo il mitico salame di cioccolato, proprio il più goloso che c'è. Ma prima comincio a assaggiarmi anche questa torta, che non è per niente male. Bentornati nella mia cucina, questo è il momento della ricetta per i bambini. Oggi facciamo il salame di cioccolato e per i bambini non è divertente soltanto mangiarlo ma anche prepararlo, perché è molto semplice, non ci vogliono i fornelli, non ci vuole il forno, ci vuole solo un frullatore, quindi basta che le mamme siano lì vicine a controllare. Incominciamo con 3 tuorli d'uovo. Buttiamo tutti gli ingredienti nel frullatore. 1 2 e 3. 150 g di zucchero, 80 g di burro, così, o anche liquido se lo mettete nel microonde va bene uguale. 4 cucchiai di cacao amaro e incominciamo a dare una prima frullata. Ok. Quando il composto è così, direi una crema, no? Volevo sollevarlo ma c'ha delle ventose. Così, una cremina, super buona. Aggiungiamo 300 g di biscotti secchi. Non tritateli completamente, perché il bello del salame di cioccolato, quando lo tagli, è che il biscotto, a pezzettini un po' più grandi, faccia la parte del grasso del salame, no? Queste finezze. Quindi una frullata approssimativa, un po'. Ecco qua, volevo farvi vedere, no? Ci devono essere un po' questi pezzettini bianchi che ricordano il grasso del salame, sono anche buoni quando li senti sotto i denti. Bando agli indugi, il salame di cioccolato è pronto, basta assemblarlo. Qui veramente devono intervenire i bambini, sennò che gusto c'è. Rovesciamo bene l'impasto sulla stagnola. E assembliamo il nostro salame di cioccolato. Facciamo così. E poi arrotoliamo e mentre arrotoliamo gli diamo anche la forma tonda, che è un dolce semplicissimo, però quando dici ho fatto il salame di cioccolato tutti ah che buono, ne voglio assaggiare un po'. Taglio i due lati, questa è una caramella, Il nostro salame di cioccolato va in frigo anche una notte, io lo faccio sempre il giorno prima per il giorno dopo. Pensando a voi, ieri sera ne ho preparato già un altro, così adesso lo apriamo. Perfetto. Così,
Ecco qua, per tutti i bambini e gli adulti golosi, il salame di cioccolato è pronto. Rivediamo velocemente, ma è proprio un attimo, come l'abbiamo preparato. Ho messo nel robot i tuorli, lo zucchero, il burro sciolto, il cacao amaro e ho frullato. Poi ho aggiunto i biscotti spezzettati e ho frullato ancora, ma non troppo. Ho rovesciato l'impasto sulla carta stagnola, gli ho dato la forma del salame e l'ho messo a riposare in frigo per una notte. Ed ecco pronto tutto il nostro menù autunnale. Partiamo dal dolce, in questo caso abbiamo fatto questa specie di macedonia morbida, calda e cremosa con dei biscotti da unire insieme, da mangiare in una bella coppetta. Poi questo filetto delizioso condito con una salsa al vino ma caramellata al miele, quindi leggermente dolce. Poi le mille foglie di patate scamorza e prosciutto magistralmente preparate da Gad Lerner e poi i tagliolini con il ragù di funghi, un altro piatto molto piemontese in questo menù autunnale. Allora, visto che i piatti sono un po' piemontesi, autunnali, io ci metterei un Barbera, anche perché io mi bevo quello che mi ha portato Gad Lerner. E per finire io assaggio i tagliolini al ragù di funghi che mi piacciono da morire, buonissimi. Ci vediamo domani. Dovete fondere del formaggio, toglietelo dal frigo un pochino prima, scioglierà meglio e più uniformemente. Se in una torta di mele vi cade qualche semino di mela, meglio, rilascia gli oli essenziali e il sapore della torta sarà ancora più intenso. Quando è possibile, cercate di evitare di sbucciare le patate e le mele, perché la loro buccia contiene un sacco di vitamine.